Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Oggi andremo a fare una challenge. Si tratta di una challenge che da un po' di tempo sta andando tantissimo su BookTube America e ultimamente è stata proposta anche in Italia. Siccome io la adoro, mi piace veramente tanto, ho perso minuti e minuti della mia vita a guardare questo genere di challenge, quindi ho deciso di riproporla anche io. Si tratta della challenge Do I Have That Book? Quindi ho quel libro in libreria. Sono una serie di domande, sono anche tante, tipo una ventina, a cui bisogna rispondere andando a cercare il libro nella tua libreria. Semplice. Come appunto le domande sono parecchiucce, cominciamo subito. Prima domanda: hai un libro con i bordi rovinati? Ho un milione di libri con i bordi rovinati, ma mi ci è voluto tipo 5 minuti per trovarne uno. Eccoli qua, i bordi rovinati. Ho scelto The Queen Rising di Rebecca Ross. Come sapete, questo è un libro che a me è piaciuto particolarmente nel 2018. È uscito anche il seguito quest'anno, ma non credo che lo leggerò visto le recensioni negative che sto sentendo da tutte le parti. Questo era nato come libro autoconclusivo e così doveva rimanere. Vabbè, il libro è uscito anche in Italia per la PM con il titolo La Regina del Nord e ve lo consiglio tantissimo. Seconda domanda, un libro con tre o più persone in copertina. È difficile trovare un libro con tre o più persone in copertina comunque, non pensavo. Trovato. Sono addirittura 5 persone più un morto, quindi è tipo... Ho vinto. Ho scelto appunto uno dei tanti libri della serie Pretty Little Liars di Sarah Shepard. Sono tra l'altro persone in carne e ossa, quindi direi di aver risposto perfettamente a questa domanda. Terza domanda, un libro basato su un'altra storia di fantasia, quindi tipo il retelling e cose del genere. Ho deciso di rispondere a questa terza domanda con La canzone di Achille di Madeline Miller. Questo è un libro basato sulla storia di Achille e Patroclo e è stato una delle mie ultime letture che ho davvero apprezzato tantissimo e appunto è una specie di retelling della storia di Patroclo e di Achille, della guerra di Troia, molto molto bello. Quarta domanda, hai un libro con un titolo lungo 10 lettere? Ok, tocca contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, tutti 8 lettere, che diavolo! C'ho libri solo di 8-9 lettere, cioè questa cosa è inquietante. Trovato, ce l'abbiamo. Fire di Sarah J. Maas sono 10 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quinta domanda dice: hai un libro con un titolo che inizia e finisce con la stessa lettera? Credo. Eccolo. Sleeping Beauties di Stephen King e il figlio Owen King. Sleeping Beauties inizia con la S e finisce con la S. Una bomba. La stessa domanda dice: hai un libro in brossura, quindi in paperback, comprato in negozi come il supermercato? Credo di sì. Credo però. Brossura poi. Ma il fatto è che non ricordo esattamente, cioè da una vita che non compro libri al supermercato, credo. Però prima lo facevo spesso. Allora, io non sono sicurissimo al 100% di questa cosa, però se non sbaglio, The Dome di Stephen King lo comprai una volta al supermercato. Non vorrei dire una cavolata, sinceramente. Continuo a guardarmi intorno, però non ne sono convinto, non ricordo. Però mi sembra di aver comprato un libro di... forse era It? Non ricordo, ragazzi, non me lo ricordo. È passato un secolo dall'ultima volta che ho comprato un libro al supermercato, quindi non me lo ricordo. Sicuramente li ho comprati al supermercato, anche perché costavano di meno. E quindi all'epoca pre-Amazon li compravo al supermercato. Settima domanda dice: hai un libro scritto da un autore non usando il suo vero nome? Sì. Rispondo con Il richiamo del cuculo di Robert Galbraith, che non è altri che J.K. Rowling, la nostra amata zia Rowling, che ha deciso di avere questo pseudonimo. Ecco, pseudonimo non mi veniva quando ho fatto tutta la domanda. Pseudonimo. E quindi sì. E richiamo del cuculo. Ottava domanda: hai un libro con il nome di un personaggio nel titolo? Sì, sì. Cress di Melissa Meyer. Questo è il terzo libro delle Cronache Lunari. E appunto Cress è uno dei personaggi all'interno della serie. Avrei potuto prendere uno qualsiasi dei quattro libri di questa serie, perché ogni libro appunto ha il nome della protagonista come titolo. Però ho scelto Cress perché è il mio preferito.
No, una domanda. Hai un libro con due mappe? Sì, assolutamente sì. Nevernight di J. Christoph ha due mappe, tra l'altro. Bellissime. Questa è la prima e questa è la seconda. Poi in verità di mappe ce n'è tre perché ce n'è una anche alla fine, quindi però vabbè, la domanda l'abbiamo risposta. Decima domanda. Hai un libro che è stato portato sul piccolo schermo sulla televisione, quindi ne è stata fatta una serie TV? A voglia. The 100 di Cass Morgan, appunto. In verità ho conosciuto The 100 proprio come serie TV, i libri sono venuti solo successivamente e niente, non ho ancora letto il libro, ma tutti ovviamente dicono che la serie TV è molto più bella. Lo leggerò prima o poi, anche perché qui la bella arca è canon e sulla serie TV ancora no. E tra l'altro, cioè, Bobbo e Liza che si sono sposati, questa cosa mi ha sconvolto l'esistenza. Undicesima domanda. Hai un libro scritto da qualcuno che era originariamente famoso per qualcos'altro? Per esempio una celebrità, uno sportivo, una personalità televisiva, un politico, eccetera eccetera? Non lo so. Oddio, avevo La terra delle storie di Chris Colfer che ho venduto, quindi adesso non lo so. Ma sapete che forse no a questo punto? Credo proprio di no. Credo di non avere niente. Di sotto ho la biografia di Miley Cyrus. Conta lo stesso, sì. Cioè, andrebbe bene, però non mi va di andare di sotto, quindi no. Quindi ce l'ho, però non qui. Dodicesima domanda. Hai un libro con un orologio sulla copertina? Ho un libro con un orologio sulla copertina. Ma tipo una clessidra andrebbe bene lo stesso. Perché non credo di avere un libro con un orologio sulla copertina. No, niente orologi. O almeno non mi sembra. Tredicesima domanda. Hai un libro di poesie? No, ho un libro di raccolta di lettere, ma di poesie no. No, niente poesie. No. Quattordicesima domanda. Hai un libro con lo stemma del premio che ha vinto? Sto perdendo colpi. Sto perdendo colpi, non ho più libri che rispondono alle domande. No, niente, ci rinuncio. Perché no. Anche perché questo genere di cose, soprattutto in Italia, magari sono sulle fascette, non proprio sulle copertine dei libri. No? Quindicesima domanda. Hai un libro scritto da un autore con le tue stesse iniziali, quindi MB? Questa tra l'altro è una domanda a cui pensavo spesso ogni volta che guardavo questo genere di video. E non ho saputo mai darmi una risposta. No, ragazzi. Trovato! Stavo perdendo le speranze, invece, mai farlo. Ho trovato. Mikhail Bulgakov, spero che si pronunci così, tra l'altro, che è l'autore del Maestro e Margherita, che io non ho mai letto, e spero vivamente di farlo in tempi molto molto brevi, perché è da tanto che è libreria e è un libro che volevo leggere un sacco quando lo comprai, ma poi altre cose sono sopravvenute. Sedicesima domanda. Hai un libro di racconti? Sì. La meravigliosa edizione della Regina delle Neve e gli altri racconti di Anderson, appunto, è una raccolta di favole, di racconti di Anderson, che io ho apprezzato e non. Diciassettesima domanda. Hai un libro con una lunghezza compresa tra le 500 e le 510 pagine? Credo di sì. Oddio, questa domanda si rivelerà più difficile di quanto pensavo inizialmente. Ah, per poco. Tipo, conta se l'ultima pagina scritto è 500. Cioè, perché poi, appunto, 500, quindi questa è la 501. Quindi, sì, The Last Magician è tra le 500 e le 510 pagine. Dai, ci sta, comunque ci sta. Diciottesima domanda. Hai un libro che è diventato un film? Ah, voglia. Non mi sono dovuto manco allontanare tantissimo. Hunger Games di Susan Collins. Credo che sia una delle migliori trasposizioni di un libro mai fatte, almeno per quanto riguarda lo young adult. È una di quelle che ho apprezzato di più, perché secondo me sono riusciti con il film a a portare l'anima del libro su pellicola. E io adoro il film di Hunger Games come adoro il libro. Ovviamente adoro più il libro, però secondo me è davvero un bellissimo film. Diciannovesima domanda. Hai un romanzo grafico, quindi una graphic novel? Yes! Vi mostro questa meraviglia qui, che appunto è la graphic novel del Trono di Spade di George Martin, che è bellissima, un'edizione stupenda. E lui. Ventesima e ultima domanda. Hai un libro scritto da due o più autori?
Sì, rispondo con My Lady Jane di appunto Cynthia Hand, Brodie Aston e Jodie Meadows, sono tre autrici. My Lady Jane è stato un libro che io ho adorato l'anno scorso, molto divertente, scanzonato, un'ironia pazzesca e allo stesso tempo una storia che ti prende dalla prima all'ultima pagina. Io ve lo consiglio tantissimo, mi è piaciuto un sacco, spero che venga pubblicato in Italia perché secondo me si meriterebbe appunto di essere letto, è veramente un romanzo che io ho apprezzato tantissimo. La challenge è finita, è più o meno riuscita, c'è stato un momento in cui l'ho vista brutta perché non riuscivo a rispondere più a nessuna domanda. Comunque questo è tutto, io spero che questa challenge vi sia piaciuta, a me piace tantissimo guardarle e registrarle, quindi spero di avervi strappato un sorriso, di avervi fatto passare questi minuti in allegria, e niente, noi ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!